Ragazzi, non so voi, ma qui tira una riaccia. E non è il freddo di febbraio o una fitta bufera, ma è una sensazione strana che la fa d'atmosfera. Ora cercate di seguirmi, tutti voi. La nostra mente è una fotocamera sempre in azione. Cattura tantissime immagini e le lascia lì, tutte insieme, senza un ordine preciso. Poi sta a noi farle tornare. Pensateci bene però, perché le cose che ci hanno fatto stare male o piangere, quelle tornano sempre? E allora basta davvero poco per riavvolgere il nastro e ripensare a questo. A questo. A questo. E a questo. Queste sono le partite dove sai di rischiare, sai di partire da sfavorito, sai che potrebbe finire tutto e tornare come era prima. La tensione c'è, si avverte, è nell'aria, è nella stanza, forse dentro di voi. È un qualcosa di pesante, di soffocante, che non ti fa dormire. È il Real, è la paura dei numeri, di Ronaldo e dei suoi gol alla vecchia signora. È il 4-1 a senso è finita, è la squadra più forte del mondo. È la paura. Ma forse questa... Proprio questa è la svolta, o meglio, la chiave per svoltare, perché in fondo sai, è dalla paura che nasce il coraggio. Quindi io la vedo così. È la grinta contro la qualità, è Davide contro Golia, è la fame di chi ha la voglia di vincere contro l'esperienza di chi ce l'ha sempre fatta. È Buffon contro il tempo, è Dybala contro se stesso, è Torino che si accende, è lo stadium che risplende, è il bianco con il nero. È il giorno giusto, è il momento giusto, è la nostra vendetta, vendetta, è Juventus e Real Madrid, più semplicemente, perché per noi è diverso da tutti gli altri, per noi questo è il campionato, per noi questa è la Coppa Italia, per noi questa è la Champions. Ha fatto una cosa pazzesca! Forse sarò banale, ma dobbiamo ripeterlo insieme, tutti quanti. Noi con voi, voi con noi, da sempre, per sempre, come sempre, fino alla fine. Juve.